Allora, ragazzi, andiamo subito qui. Investiamo questo nemico. Eccolo qua. Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo qui in un nuovo deathmatch a squadre su GTA 5 che si chiama T20 Parkour. Ragazzi, io non so che cosa sia questo deathmatch, è noto che lo faccio. E questa, vedete, è la mia squadra, guardate che bei ceffi. C'è quello lì con la maschera, Nero, e poi c'è Snoop Dogg lì. Ragazzi, non ho capito cosa bisogna fare. Sicuramente ci saranno le macchine, le T20. Vedete, io già la vedo. Ah, infatti, eccole qua le macchine. Si vede anche dalla miniatura. Quindi, poi non so, ragazzi, cosa bisogna fare. Qui dobbiamo subito prenderci noi una macchina, una bella T20. E allora via, subito, cazzuti cattivi. Ah, qua ci sono anche i nemici, ragazzi, attenzione. Subito un mio compagno di squadra, una testa di cazzo, vedete, che mi ha fatto cadere. Vediamo un po'. Ragazzi, non ho ancora capito qua. Bisogna andare dall'altra parte. E allora, ragazzi, ci sarà qualcosa da prendere lassù, ma le teste di cazzo prima mi hanno fatto perdere del tempo. Ok, mi sono venuti addosso. E allora, ragazzi, andiamo subito qui. Investiamo questo nemico. Eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi, proviamo a investirlo ancora. Qua, ragazzi, ovviamente macchine da scuola. Cioè, la gente non capisce che deve fare parkour e si distruggono fra di loro. Devono spiegare a me questi giocatori qui di GTA che esistono a fare. Cioè, è semplice, no? Bisogna fare parkour con le T20. Vedete, ragazzi, qualcuno ha preso le armi. Che sopra lì, quindi sono le armi. Invece loro fanno a scontro fra di loro, vedete? Vediamo se ci riesco. Questo è il mio compagno. Subito, ragazzi. Il Gran Carena, vediamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo qua se ce la faccio. No! No! Ce l'avevo fatta! Ma porca puttana, ragazzi, ce l'avevo fatta. Ok, riproviamoci, ragazzi. Allora, ripartiamo da qua. Attenzione a questo, preso in pieno. Kill, ragazzi. Ottimo. Qui ce n'è un altro, ragazzi, attenzione qui. Perché, ragazzi, è sparito all'improvviso. Cioè, guardate, ragazzi, non si riesce a salire perché devono fare ste cazzate. Cioè, ditemi voi se si può fare un deathmatch in questa maniera. Ragazzi, vediamo. No, no, non ci credo. Levi, ce l'avevo fatta. C'era quella cazzo di macchina davanti. Ma ragazzi, ma veramente, ma ci vuole sfiga. Ci vuole sfiga. E io ne ho avuta parecchia. Riproviamoci, ragazzi. Facciamo di andare a questi. E ora riproviamoci. Vediamo un po'. Ecco, il solito genio di turno che ti devi venire a sbattere, ragazzi. Non può mai mancare il genio, ragazzi. Perché il genio non deve mancare mai. Anzi, qui ce ne sono diversi di geni a dirla tutta. Attenzione qua, proviamo di nuovo a saltare. Vediamo. Ce l'ho fatta. No, no, no. No, no. Perché ogni volta così, ragazzi? Perché ogni volta così? Non ci riesco, ragazzi. Ah, c'è un'altra, ragazzi. Io cambio macchina e me ne metto questa qua, che sembra molto figa e cazzuta. Sì, prendiamo questa, ragazzi. Andiamo con questa qui. Vediamo se ci porta bene. Pure i compagni di squadra, ragazzi. Cioè, veramente. Cioè, ragazzi, il mio compagno di squadra mi ha fatto sbandare. Mi dispiace, scusami, ma non l'ho fatto apposta, però. Cerco di capire. Cioè, bisogna cercare di massacrare il più possibile i propri, cioè, gli avversari. Guardate quello, ragazzi.
No, nulla da fare. E allora andiamo, ragazzi. Riproviamoci qua. Vediamo se ora ce la faccio. Vediamo se ora ce la... No! Di pochissimo, ragazzi, non ce l'ho fatta. Vediamo, forse ce la faccio stavolta. Sì, ce l'ho fatta. No! No, ragazzi, no, vabbè, ma non è possibile. Che palle, ragazzi, perché no, non riesco mai ad avere una traiettoria pulita, perché queste teste di cazzo mi devono venire a sbattere. Ragazzi, non ho preso abbastanza in corsa. Infatti, non ce l'ho fatta. Ragazzi, ma io volevo dire una cosa, ma dall'altra parte? No, eh. Mamma mia, ragazzi, guardate qui. Che struttura che c'è da superare. Proviamo da qua, ragazzi, vediamo. Mancano 3 minuti. Ma io non so, cioè, ma pure i compagni di squadra. Ma pure i compagni di squadra, ragazzi, sono delle teste di cazzo. Ma pure i compagni di squadra. Cioè, veramente, ragazzi, ma sono assurdi. Cioè, ragazzi, guardate, non si riesce a fare nulla. Vediamo un po'. Niente, ragazzi, non riesco a farcela. Ecco qua, ho ucciso un altro. Ne ho ucciso un altro. Ragazzi, 10 nuovi, 38 gli avversari. Ci stanno distruggendo. Ovviamente capito sempre io, ragazzi, nella squadra più debole, perché sennò non va bene. Cioè, ragazzi, guardate questi. Cioè, ragazzi, guardate sta gente come sta giocando. Cioè, a distruggere gli altri. Anziché provare a salire loro. Ragazzi, ce l'ho fatta. No, no, no. No, ragazzi, non è così, ragazzi, non riesco proprio a farcela. Attenzione qua, ragazzi, ci riprovo. Andiamo. No! Di pochissimo. Ecco qua. Preso in pieno. Eccolo là, ragazzi, l'ho distrutto. Vediamo qua se ce la facciamo. Sì. Stop, fermati. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E allora proseguiamo. No. Troppo lento qua. E allora qua ho ucciso un altro, ragazzi. E abbiamo perso, ragazzi. Abbiamo perso. Obiettivo completato. Finisci con apporto. Uccisioni morti di almeno 2-1. Ragazzi, io non sono morto praticamente mai. Ecco qui, ragazzi, nella mia squadra sono arrivato primo. Ho avuto un rapporto uccisioni morti di 4. Ragazzi, se questo deathmatch vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, commentate, fatemi sapere se anche voi l'avete giocato, che cosa siete riusciti a fare. Come sempre, se non siete iscritti, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, consigliate anche ai vostri amici. So che, come sempre, trovate tutti i miei social, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e Telegram. Vi dà un giorno 83, è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!